Ciao a tutti ragazzi, bentornati sull'ottimissima Warcraft 2. Bene, bene, bene signori, subito un like per cominciare. Allora, cosa vogliamo fare? Ho l'inventario pieno di cazzate ovviamente. Parliamo prima delle modifiche. Come vedete sto iniziando a tirar su le questioni. Ed è figo, c'è della ficcanza qua in giro, eh? E non sono neanche a metà, perché la metà è esattamente la prossima torre dopo questa qua. E il problema è che essendo ogni volta 7 blocchi più alto, ogni volta mi servono più blocchi per farne una. E quindi un bel grosso e grasso bordello riuscire a farmare tutti. Per fortuna il signor Lore Sheffer mi ha permesso di riportare la ricetta a normale, cioè Netherrack ti va a trasformarsi in Netherbrick, ma la questione è comunque molto lunga. Per questo, ciao Vicky. Wikipedia è Vicky, per chi non lo sapesse. Chi non sapesse chi è Vicky, vada a seguire noi della Multicore. Che cazzo! Allora, parliamo di cose serie. Per la questione che mi interessa, voglio fare una super fornace, che ancora non ho. Per fare la super fornace in maniera ottimale, due cose dobbiamo fare e riguardano le missioni. Uno è l'Advanced Technology, che si trova in Redstone. L'Advanced Technology ci permette di fare i pipe, che sono dei tubi che trasportano molti più item alla volta e sono molto più comodi delle normalissimi hopper ma vanilla puzzolenti. Un'altra cosa interessante che volevo fare è Better Than Coal, cioè uccidendo uno di sti stupidi mob il coal cuoce doppio. E anche questa è un'ottima cosa e ci fa molto molto piacere. Un'altra cosa molto importante che voglio farvi vedere: se noi cerchiamo furnace, abbiamo diversi tipi di furnace. La Cinder Furnace, che è della Twilight Forest e non ho la minima idea di cosa serva. La fornace normalissima, la conosciamo tutti. Il carrello con fornace che non serve a un tubo. E la Nether Furnace. La Nether Furnace ti permette della natura di raddoppiare letteralmente gli item che cuoci con un pezzo di carbone. Quindi se noi andiamo a calcolare che attraverso questa quest il coal cuoce doppio di base più la Netherstorm furnace più dalla redstone i pipe che ci conducono molto più velocemente gli item, posso creare una fornace veramente grossa in una delle nuove torri in maniera che sia ottimale. Ah, e ragazzi, come vedete, messo un po' a posto la farm di polli, adesso è ottimizzata. Comunque cominciamo con le missioni. Prima missione in assoluto da fare, parliamo di Redstone Advanced Technology. Per farlo abbiamo bisogno di 64 blocchi di Redstone, 16 Redstone Processor, che sono abbastanza complicati da fare, ma mi ci ero già imbattuto tempo fa per fare un'altra missione. E abbiamo bisogno di del Gold Coil e di del silicone, infuse silicone. Ciao Nico. Comunque, ho già fatto altre cose, cioè le ho già fatte queste cose qua e infatti sono qui abbastanza pronte nel mio inventario. Mi manca da fare la draw plate, se non sbaglio me ne serve uno stacchino, perché come vedete io ne devo fare 16 di questi cosi qua. Questa qua, infuse silicone, la stavo già cuocendo. È molto molto stupida da fare, adesso vi faccio vedere come si fa. Se andiamo a controllare è cuocendo il red silicon compound, che si fa così con la redstone insieme al silicon, che è semplicemente tagliando un silicon bowl con la diamond saw, e questo si fa bruciando questo sandy coal, che è semplicemente un blocco di coal con intorno della sabbia. Tutte cose che avevo già fatto, molto molto semplici. Bene, ora che abbiamo fatto questa cosa qua, si può procedere con l'alambicco, si può procedere a fare questi. Ma guarda, te faccio no, questo che devi fare da qui e andare sul crafting. Perfetto, shiftone, 16 esatti, perfetto. Ora dobbiamo andare a lavorare con la redstone, quindi spacchettiamo un bel po' di redstone. Quarzo, ci guardo subito. Allora, 32 mi servono 32 pezzettini di quarzo e tanta stone. Allora, quartz, boh, mi prendo uno stack che non fa mai male e iniziamo a fare le nostre questioni, cioè il comparatore. Allora, me ne servono mezzo stack, quindi boom, quanti me ne vengono? 18, come ho detto sono scarso a torce. Bam, benissimo, spacchettiamo un bel po' di redstone, un paio, per adesso uno stack direi che è sufficientolo. Boom, spacchettato, e facciamo altri di questi.
siamo a 18, 19, 20, 21, 22, 31 e 32. Dovremmo essere a 32 precisi, perfetto. Ora dobbiamo fare i comparator, per cui mi serve dell'altra redstone, quindi Vicky è morta. E spacchettiamo un pochino di redstone. Il repeater. Non so cosa... Vicky, vattene. Che cazzo ci fa? E perché c'è un picco? Oh, grazie Vicky che se n'è andato. Viene a disturbarmi durante i video, veramente. Cosa stavo facendo? Ok, altri di questi. Ho ovviamente finito le torce di redstone. Ok, adesso ne facciamo un altro pochettino. Non so quante me ne serviranno. Adesso ne ho fatte 18. Le rifacciamo. Allora, ne ho 12, con questi sono 21, me ne mancano 11, 22, dovrebbe bastarmi tutto, spero, ti prego. No, che cazzo mi manca? La redstone, spacchettiamo la redstone, vai, spacchetta tutto. Ora, fammi ste 11 cat che mi manca, 32, benissimo, dovremmo poter terminare la mission. The tech complete, perfetto, claim, perfetto, ottimo advancement. E ora, se cerchiamo pipe... dovremmo, ecco, esatto, avere item transport pipe, router, junction pipe. Non ho la minima idea. Routed junction pipe. Che cazzo vuol dire? Va bene, per adesso concentriamoci sulle missioni. Ho fatto i pipe. Torniamo su Warcraft e adesso voglio fare questa cosa qua. Cioè, every single piece of cook 16 liter. Ok, il coal diventa più bello. Devo killare il moa nero. Mi piace fare questo. Vi piace la questione questosa? Ah, che cazzo succede? Ma c'è un botto di gente qua, compresa Capra. Salve signora Capra. Io vado a cercare al volo dei moa. Moa. Ok, 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 benissimo. È ora di cercare il moa scuro. Sto posto qua, lei è nero? No, lei non è nero, però le do una sberla allo... Yeah! Andava bene qualsiasi moa! Benissimo, ora il mio call cuocco un sacco. Se trovassi Baffo, il Baffo Mannaro, il Baffo Mannaro lo devo picchiare. Salve Baffo. Baffo, non desponi! Yes! Dovrebbe essere una quest. Yes! Yes! Oh! C'è un'altra... questa da claimare, che era questa. Vabbè, torniamo a casissima, perché sì, la fornace è incredibile per cuocere una quantità incredibile di item, e porca miseria. Salve, addio signora pecora, prima che... ok, we are back home, ovviamente, ti prego non darmi dei problemi. Allora, nanna al volo. Stavo dicendo, importantissimo... Va bene, allora, oh, dovrei avere ancora... Dov'è? Dov'è? Dammelo uno stack! Due stack! Quattro stack, dovrei fare 32 fornaci del Nether. Allora, pur... Bam! 32 fornaci del Nether e queste me le metto da parte. 32 fornaci del Nether ci serviranno per fare le cose. Salve, signor Creeper. Dove cazzo le metto? Le metto in questa cestina qua. 32 fornaci. Adesso metto un attimo via sta roba qui per un secondo, perché dovrei mettere via anche il fucking quarzo. Quarzo, sì, qua il quarzo. Piccola cosa importante, la fornace. Oddio, cosa ho fatto? Ah, ok, mette a posto. Allora, la fornace è molto molto importante. Non la farò qua, non ho il posto. Qui semplicemente ci farò qualche cosa qua sopra e pian piano builderò il magazzino, che è una cosa molto molto lenta da fare, perché mi scoccia spostare tutti gli oggetti, barra non ho tempo. Ma nella prossima torre potrei tranquillamente farci una cosa che proprio intendo veramente, quando dici proprio mega fornace, quindi fare una cosa alla modella farm di polli, ma grossa. E non grossa poco, grossa, quando una cosa proprio grossa che dici, orca miseria quanto è cicciona. Ecco, esatto, la voglio fare qua dentro. Ho un bel po' di spazio a disposizione qui dentro. Se apriamo, ovviamente non c'è pavimento, non c'è ancora un pene di niente, però come vedete di spazio ce n'è veramente molto. Voi provate ad immaginare ogni cacchio di parete piena ballonata di fornaci che cuociono, cioè di Nether Furnace, che cuociono stack su stack di item alla volta. Pensavo di fare ogni parete da 64 e qui dovrebbe essere un 8x8,
Non so come funziona, ma la Turtle è quello che ci permette di scaveggiare. Allora, chest, un computer. Il computer è molto molto semplice. Dovremmo fare un altro redstone processor che si fa sempre così. Ergo, 4 pezzettini. Vado a recuperare che ho messo giù. Facciamolo al volo. Qui ne dobbiamo fare 4. Quindi qua, boom, 4 di questi. Di questo dobbiamo farne uno. Dobbiamo solo cuocere il signorotto e direi di cuocerlo qua. Facciamo il nostro processor. Poi mi serve il glass panel e il ferro, visto bene. E ci facciamo i nostri glass panel. Qua. Glass panel fatto. Boom, bam. Prima cosa fatta. E poi la turtle è fatta. Ora. La turtle della computer, va bene, sì, levati dal cazzo, grazie. La turtle ha vari tipi di turtle craftabili, la farming, la crafty, la wireless, lander, noisy. A me serve, esatto, la mining turtle. Io semplicemente mettendo la turtle insieme a questo, boom, mining turtle. Ora, non ho la minima idea di come cazzo funzioni sta cosa. 2000 years later. Non ho la minima idea di come funzioni questo batecco, quindi per il momento ve lo farò spiegare da Lore. Comunque direi che stiamo registrando da 25 minuti, spero la puntata vi sia piaciuta. Non so se avete capito il progettone che ho in mente, vi ho fatto vedere semplicemente le basi che ho messo per riuscire a portarlo a termine. Qua dentro in poche parole faremo una super fornace di quelle veramente, ma veramente grosse. Per questo episodio è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi, andate a vedere il video degli altri ragazzi che stanno in Multicore. Qui sotto trovate in descrizione tutti i loro canali. Detto questo, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.